Conservazioni quest'anno presenta una collezione di madi e credenze, di tavolo da pranzo e la libreria, che è l'ultima nata nella collezione Dine, che completa la famiglia. La collezione è nata prendendo ispirazione un po' dall'identità di Gervasoni, quindi un'identità molto naturale, molto calma, confortevole dal mio punto di vista. E anche gli arredi in qualche modo vogliono simulare, dato che si tratta di arredi solidi, non parliamo di imbottiti, solidi, però cercano un po' di simulare questa morbidezza con le forme, con i materiali e anche con gli abbinamenti di colore. Questi sono tre punti, tre aspetti sui quali mi sono basato per sviluppare l'intera collezione. Un dettaglio particolare al quale sono molto legato è questo rivestimento in pelle che c'è sia nella madia, nelle ante. È molto continuo, al tempo stesso è leggero e segna una texture che si percepisce, è una cosa molto materica, un altro tema che a me interessa particolarmente. E lo stesso materiale abbiamo applicato anche alla libreria sul fondo, libreria che potrebbe anche fungere quasi da separé, quindi è un elemento visivo e tattile molto interessante. A me piace molto lavorare con un tratto pulito, semplice, cerco di essere il più essenziale possibile. E Gervasoni è sempre stato per me un'idea di comfort, di accoglienza, di qualcosa di avvolgente. Ho cercato quindi appunto di mantenere fede alla mia pulizia estetica, quel che penso sia la mia pulizia estetica, cercando però di adattarmi il più possibile al marchio con i materiali, con i colori e le forme. Quindi penso che l'unione di questi due mondi sia sostanzialmente questo, quindi un design pulito con dei materiali morbidi. La Gervasoni partecipa al Salone del Mobile dalla prima edizione, siamo nel 1961, quest'anno la 61esima. È sempre stato un salone molto importante e lo è anche oggi, ancorché il mondo si stia evolvendo, per cui oltre ai saloni e alle fiere ci sono anche altri modi di promuoversi, di proporsi, di conoscere clienti. Dal nostro punto di vista comunque la presenza fisica, umana, il contatto personale con i clienti, con i fornitori, con gli architetti rimane una cosa fondamentale e assolutamente irrinunciabile. Quindi il salone ha ancora una grandissima valenza anche nel 2023. E quest'anno abbiamo deciso di portare al salone sia la nostra linea di prodotti di outdoor e di indoor. Le novità principali riguardano il mondo dell'indoor e la più importante è questo divano componibile, un sistema di sedute componibile disegnato da Federica Biasi. E poi abbiamo una novità, come novità un tavolo disegnato dai fratelli Buratti e un completamento della collezione Dine di Federico Peri. Allora, nel futuro del settore arredo l'Italia continuerà sicuramente a giocare un ruolo molto importante, basta fare un giro per i padiglioni per rendersi conto di quanto bravi siamo e di quanto diversi e più avanti rispetto a qualsiasi altro paese. Anche se ci sono i giganti asiatici e altri bravi produttori, comunque la specialità, la manualità, il gusto che esprime un produttore italiano non esiste da nessuna parte. Sul tema sostenibilità, secondo me è un tema molto controverso, è ovvio che va considerata, e noi siamo green proprio di estrazione, ma io tendo sempre a essere un po' scettico sull'uso esagerato di questa parola e soprattutto insisto sempre sul fatto che non ci sono dei canoni, non ci sono dei parametri, non ci sono delle regole, per cui dire che cosa è veramente sostenibile, questo fino ad oggi nessuno me l'ha ancora spiegato, quindi aspettiamo che qualcuno ci faccia il manuale delle regole e noi poi sicuramente ci adegueremo e cercheremo di essere i primi ad adeguarci. Anche se sono molti anni che noi comunque abbiamo la certificazione ambientale 14001, per cui dalla nostra parte la fiducia e la ricerca di essere green c'è sicuramente.